Oggi parleremo di REST. Sono finalmente entrato in possesso del nuovo REST Spigarelli, lo Spigamap. Dopo che in quest'ultimo anno abbiamo visto un proliferare di REST a caduta, Zniper, Gabriel e compagnia, ora anche Spigarelli ha attuato un'evoluzione del suo vecchio REST Tuning, riprogettandolo e apportando delle novità importantissime, specialmente per quanto riguarda il tiro al cornudo. Il problema grosso del tiro al cornudo è quello del rimbalzo sulla stina. Quando noi abbiamo uno string abbastanza in basso, specialmente per le corte distanze, abbiamo il problema che l'asta, pur corretta, ahimè, rimbalzi sulla stina e abbia un volo anomalo. Allora, a forza di cercare compromessi, di cercare diametri di astine e di cercare di ovviare a questo inconveniente, l'ideale è trovare un REST che abbia la possibilità di ammorbidirsi appropriatamente e al momento opportuno. Questo è quello che fa lo Spigamap. E vediamo, apriamo la confezione, vediamo cosa c'è all'interno. Questo è lo Spigarelli, vedete che assomiglia praticamente a uno ZT, se non altro che ha la possibilità di ruotare attraverso questo cuscinetto sfera, ruotare, e ha la possibilità di variare la forza di pressione. Quindi abbiamo in tutto e per tutto anche un bottone di pressione sul lato verticale. Quindi sul lato verticale, la componente verticale della freccia. Quindi non solo lo scodinzolo normale che abbiamo negli archi di curvi, ma nell'arco nudo, come abbiamo già visto in vari video, in varie occasioni, abbiamo anche una componente verticale. Io ricordo che tantissimi arcieri hanno sempre avuto il problema della rottura del poggiafreccia in acciaio. Ecco, con questo sistema ovviamente non ci sarà più nessun problema. Che differenza c'è con lo Zniper? Beh, lo Zniper è un REST che una volta premuto si toglie di mezzo e bisogna riposizionarlo. E ho avuto qualche problema, ad esempio negli scontri finali. Negli scontri dove io ho solo 20 secondi e devo tirare due frecce, specialmente quando nel tiro a squadre, e si perde del tempo a tirare sul REST, a fare attenzione che si riposizioni. Quindi in questo caso, dove la componente verticale non ha uno scatto ma ha solo più o meno pressione, e adesso vediamo come la dovremo regolare. Cosa c'è all'interno? Abbiamo le istruzioni d'uso. Le istruzioni d'uso sono un po' nessuno di voi ne leggerà, sono sicuro, e io sono qua per questo. Poi all'interno abbiamo tutto l'occorrente per il montaggio. Chiave da 3/16, passo inglese, e altre chiavettine che vanno a regolare il REST, e vedremo come. Rondella e dado per poterlo sistemare nel secondo foro del vostro riser, in modo tale che tutto avvenga nel miglior dei modi. Vediamo ora come fare una regolazione preliminare per ottenere subito dei buoni risultati. Allora, per prima cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo allentare questa vite. Allentiamo questa vite con la sua chiave a brugola,
in modo tale da poter posizionare, ecco, solo all'entrata, in modo tale da svincolare la regolazione della pressione, vedete, la regolazione della pressione, e con quest'altra chiavetta andiamo a portarla a battuta in questo modo qua. Portandola a battuta, il rest è un rest normalissimo, rigido, e non ha nessun problema di questo genere. In teoria dovremo cominciare a provare a tirare delle frecce col bottone rigido e poi ammorbidire sempre di più, dare sempre più possibilità di avere una pressione. Allora io vi faccio saltare tutti questi passaggi assolutamente inutili e non facciamo altro che, portando la battuta, dare un giro, due giri, tre giri, tre giri di in fuori, vedete? Tre giri in fuori. Ora chiudiamo con la sua chiavetta, stringiamo bene in modo tale che questo, che il perno non si muova più, e abbiamo una buona, un buon punto di partenza, una buona morbidezza del rest, sempre parliamo di arco nudo, per poter partire a fare degli esperimenti. Cosa dobbiamo fare poi? Sempre con questa chiavetta, con la chiavetta bianca, apriamo questo dado, non è altro che il dado che tiene il poggiafreccia. Ovviamente la poggiafreccia dobbiamo posizionarlo in modo tale, che adesso lo vedremo sull'arco, in modo tale che andrà a posizionarsi esattamente con la freccia che appoggia esattamente. Lasciamo pure fuoriuscire leggermente, non come dicono i manuali che deve essere proprio a filo della freccia, possiamo lasciare uscire leggermente il ferretto appoggia freccia, in modo tale che la freccia, vedete qua, ha una specie di gancio all'insù, in modo tale che la freccia, anche se pieghiamo leggermente l'arco oppure col vento, la freccia non cada dal resto. Lasciamo pure che ci sia che fuoriesca leggermente, non ci saranno minimamente interferenze. Non ci saranno interferenze perché il rest ha la possibilità di ruotare verso il basso. Vedete? Ha la possibilità di ruotare verso il basso. Questo con tre giri è il punto di partenza per poter iniziare a fare le nostre prove. Che prove dobbiamo fare? Ma molto semplici. L'ideale è fare delle prove di rosato. Facciamo prima le nostre prove con la prova della carta o con le rosate a 15-18 metri. Dopodiché proviamo a togliere mezzo giro, aggiungere mezzo giro per vedere se le rosate si allargano o si diventano più strette. A cosa ci interessa di più questo tipo di rest? Ci interessa di più assolutamente alle distanze corte, dove il nostro string sarà molto basso. Alle distanze corte il fatto che non rimbalzi sul rest ci sarà molto utile. Quindi le nostre rosate dovremmo verificarle a 10 e a 15 metri, dove veramente nell'anterefield i 18 sono importantissimi e dove nel 3D fare 11 a volte fa la differenza tra vincere o perdere una gara. Dopodiché faremo la nostra messa a punto esattamente come tutte le altre messe a punto, da 5 a 50 metri, per vedere se ci sarà uniformità nel tiro per l'appunto da 5 a 50 metri. Però con questo rest, con questo tipo di rest che ritorna oltretutto da solo e abbiamo la possibilità di variare la pressione sul ferretto appoggiafreccia,
avremo la possibilità di avere, di fare buoni punteggi dove effettivamente serve fare buoni punteggi. Vediamo ora sul nostro arco come lo dobbiamo usare. Ecco come è stato montato sul mio arco il rest spigamarco. Vedete, io gli ho dato, alla fine ho dato 2,5 giri di ritorno dalla battuta, e per me 2,5 giri sono la sensibilità di pressione, vedete, la sensibilità della pressione che fa sì che io ho la rosata migliore a 18 metri. Con questa rosata a 18 metri io sono in linea da 5 a 50 metri e i 5 metri, da 5 a 10 metri sui pidocchi, le frecce volano dritte perfettamente, non hanno nessuno sbalzo di rimbalzo. Niente, è stato messo qua il dado, il bullone per poterlo fermare. Poi abbiamo il nostro bottone, questo vedete è lo spigamap. Vedete dalla parte opposta, invece, dalla parte opposta su tutti i tipi di archi funziona bene, perché anche su questi tipi di archi che sono molto stretti, vedete che qua c'è questa luce. Negli archi spigarelli, dove per l'appunto è fatto apposta il rest, questa luce non c'è e il rest va esattamente abbattuta con il riser. Ecco, questo è lo spostamento che io ho ricercato e che ho ottimizzato in questo modo qua. Ovviamente, agendo sulle altre viti, io ottengo anche il classico ritorno del rest magnetico, e lo posso regolare di conseguenza come preferisco. Ok? Lo strigo massimo che io adopero, c'è una cosa da dire molto interessante. Vedete come, anche se lo pieghiamo, non cade, e abbiamo questa ammortizzazione molto importante. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dire, abbiamo una cosa molto interessante, è che al confronto dello ZT che avevo prima, lo string dei 5 metri è salito di 3 cuciture. Ripeto, 3 cuciture. Prima tiravo praticamente a fondo patelletta per i 5 metri, ora invece tiro sulla quarta cucitura. Quindi praticamente da 5 a 50 metri ho circa 6 cm. Quindi vi sono ridotti molto gli string. Nonostante che io non abbia un'attrezzatura straordinariamente potente, perché ho 34 libri e mezzo, uso delle CE670 e punte da 80 gradi per la 3 figlia e 70 gradi per il 3. Niente, sono molto soddisfatto di questo fatto, che sono salito tantissimo per quanto riguarda i tiri a 5 metri e di conseguenza tutte le altre. Quindi, oltre ad avere non avere più questo grosso angolo, perché prima i 5 metri dovevo prendere
all'incirca 4. Ora invece addirittura ne prendo 4-5 metri, dove lo scorso anno tiravo a 15 metri. Quindi mi si sono saliti tutti gli stringi. E ora i 5 metri, dove effettivamente il 18 non deve mai mancare, riesco a tirare con facilità. Sono soddisfatto, io avevo già montato sull'altro mio arco gemello, lo Zwieber, l'ho usato sia con le frecce d'alluminio che con le frecce in carbonio. Devo dire che a parità di prestazioni ho avuto gli string molto più corti con lo spigamato. Lo spigamato mi ha tirato su molto di più che non lo Zwieber gli string alle corte distanze, e questo per me è importantissimo. Per quanto riguarda la rosata, più o meno siamo lì. Per quanto riguarda i 50 metri, più o meno siamo lì, però in effetti alle corte distanze che io ho guadagnato string, questo me lo farà sicuramente scegliere per la prossima stagione.